Benissimo, allora, buon pomeriggio. Allora, nel quadro delle attività del nostro festival del Dipartimento Territorio, Scienze, Progetti del Territorio, tocchiamo diversi temi che riguardano la formazione dei nostri studenti in diverse discipline, letti attraverso una serie di sfide trasversali, sfide che riguardano l'intreccio delle competenze. Lo dico per i nostri relatori esterni, per i nostri amici e per chi si collega. Il nostro è un dipartimento interateneo, cioè che raccoglie docenti sia sia del Politecnico di Torino, sia dell'Università, attorno ai problemi posti dallo studio, il progetto e le politiche del territorio. Il punto di partenza di oggi, diciamo così, è un punto di partenza, diciamo, politecnico. Siamo nella sede del Castello del Valentino, i nostri studenti sono prevalentemente architetti o comunque laureati in ingegneria e altre discipline tecniche. E, come dire, il senso della tavola rotonda, il senso dell'incontro di oggi è capire in che modo le culture tecniche e le culture umanistiche possono incontrarsi attorno al tema dell'ambiente. Il fatto che l'architettura sia una disciplina tecnica o umanistica, questo creerebbe un ulteriore dibattito che non è il caso di affrontare, poi, diciamo, un incrocio essa stessa di discipline. Allora, lo dico sempre qui per gli ospiti e per chi ci sente, ma anche per gli studenti, magari questi ultimi mesi hanno sentito poco la cosa, al momento si incrociano sui temi del territorio cinque lauree magistrali nel nostro dipartimento, una di pianificazione urbanistica e territoriale, che è la tradizionale laurea per chi si occupa di piani regolatori, piani paesaggistici, schemi strutturali, via dicendo. Tre lauree condivise con l'università, c'è cioè una laurea in geografia, una laurea in economia dell'ambiente, del territorio e della cultura, e una nuova laurea in digital skills relativi agli aspetti di gestione delle trasformazioni sia energetiche sia sociali, e un'ulteriore laurea in paesaggio. Per cui allora tutto questo insieme di lauree di studenti ci pone il problema di come riuscire anche a inserire in percorsi di studio che per forza di cose in Italia sono un pochino bloccati sulle discipline, sulle lauree, sulle tabelle, la questione delle sfide ambientali che sono sfide che sono necessariamente trasversali e che implicano una lettura anche antropologica dell'aspetto ambientale. Il punto di partenza mio, ma che poi non parlerò durante l'intervento, cioè il pomeriggio di oggi, sarò semplicemente un moderatore, esempio una disciplina che si chiama Storia dell'architettura nelle sue declaratorie, ma che poi se andiamo a leggere si occupa di storia della trasformazione dell'ambiente, dice lo stesso Ministero, giardini, parchi, paesaggi, città, territorio, in rapporto al quadro politico, economico, sociale e culturale delle varie epoche. Per cui teoricamente anch'io sarei, tra virgolette, abilitato a insegnare questioni di trasformazione dell'ambiente. Ma come dipartimento riteniamo sia più interessante non percorrere strade personali di studio e approfondimento, ma intrecciare. Lo stesso vale per la componente universitaria, appunto, il collega che insegna geografia o altri colleghi che insegnano storia chiaramente non possono occuparsi di una lettura umanistica e storica dell'ambiente. Questo è un po' il tema su cui ci confronteremo oggi con alcuni colleghi e con quindi la partecipazione dei nostri studenti, soprattutto magistrali di terzo livello, gli studenti più grandi. Cioè capire un po' su due tensioni. Da un lato capire come estendere di scala le nostre attenzioni a una lettura anche umanisticamente aperte del territorio, e dall'altro come formare sempre di più a un raccordo tra le diverse competenze, ossia un approfondimento in cui ogni disciplina si lascia interpellare dalle sfide. Allora, lo schema di lavoro del pomeriggio, io chiudo qui la mia introduzione. Lo schema di lavoro del pomeriggio, dire, prevede che diamo la parola alla professoressa Serenella Iovino, mi scuso, che è collegata con noi dagli Stati Uniti, in particolare insegna
perso sotto mano il foglio, Italian scusami. Studies and Environmental Humanities all'Università della North Carolina a Chapel Hill. Mi scuso, ma No, con no, i collegamenti ci vuole un po' per imparare a immaginati. memoria tutto questo. Allora, lasceremo a lei, come dire, un quadro, una relazione introduttiva, perché dal suo punto di osservazione, come dire, non per esterofilia, ma per il fatto che comunque ha una tradizione di studi più ampia, una visione più ampia dei problemi, ci possa un po' chiarire quali sono le sfide in gioco in questo momento. E poi invece porteremo il confronto su un terreno proprio più legato ai percorsi universitari, dialogando con alcuni colleghi, Riccardo Rao, che è qui a fianco a me, che è uno storico di formazione, di mestiere e di carriera all'Università di Bergamo, storico medievista, che però in una laurea di geografia urbanistica assieme insegna storia dell'ambiente e degli animali. La professoressa Federica Giardini, che invece insegna filosofia occupandosi di temi ambientali in una nuova laurea dell'Università di Roma 3. E avremo invece un professionista, una persona che ha frequentazioni universitarie, studi approfonditi, ma che ora opera anche sul campo come professionista, come consulente, come ricercatore in questo ambito, anche lui formatosi di Bergamo, che possa anche portare un po' il punto di vista, diciamo, degli sbocchi occupazionali, se vogliamo essere stretti, ma più in generale del raccordo poi tra il mondo accademico e la società. Anche lui porterà un punto di vista, socio della Società Europea di Studi Umanistici Ambientali, e quindi calendario concordato da più tempo chiaramente alla professoressa Iovino per inquadrare i problemi. E poi faremo questo giro di tavolo e lo concluderà Marco Sant'Angelo, professore di geografia e coordinatore un po' di tutti questi progetti di cui vi ho parlato. Io ringrazio tutti, ci scusiamo per i disguidi iniziali ed eventualmente anche futuri in anticipo e speriamo tutto bene. Grazie ancora. Allora, immagino che la parola adesso passi a me. Prego, E sì. innanzitutto con i ringraziamenti per Andrea e per i colleghi presenti, le colleghe, e per il ringraziamenti al Politecnico, al DIST. Buon festival a tutti, è sempre un momento gioioso quello in cui si condividono le proprie esperienze intellettuali e di vita. Poco fa Andrea diceva. Non per esterofilia, mi ha colpito questa cosa perché il fatto che io sia in North Carolina a insegnare Italian Studies e Environmental Humanities è in realtà un'affermazione del fatto che la scholarship italiana nell'Environmental Humanities viene riconosciuta a livello internazionale. Questa è una cosa di cui secondo me è un punto di partenza della nostra discussione abbastanza problematico. Per cui appunto io sono qui a insegnare una disciplina che mi permette di parlare dell'Italia in un contesto internazionale in cui si condividono delle competenze e delle ricerche. Ovviamente il fatto che io sia qui a insegnare Environmental Humanities, che è appunto un settore in cui mi sono specializzata nel corso degli ultimi 20 anni in realtà. Fa parte proprio di quelle sfide ambientali di cui Andrea ci parlava, appunto. Il mio intervento credo che si intitoli Environmental Humanities e sfide ambientali. Dico così perché il titolo mi è stato proposto da Andrea e io l'ho accettato molto volentieri perché mi sono poi riservata di riflettere su che cosa dovevamo appunto mettere a fuoco la nostra attenzione quando parliamo di scienze, di sfide ambientali. Le sfide ambientali a cui noi ci riferiamo, penso, in questo contesto, sono ovviamente le sfide ecologiche, sono ovviamente le crisi da cui siamo investiti e di cui siamo, a nostro malgrado, protagonisti per il versante delle responsabilità, per certi aspetti e in certi casi e soprattutto per il versante delle conseguenze. Non siamo gli unici, ma siamo sicuramente tra gli abitanti del pianeta, coloro che sono in grado di riflettere su queste crisi.
Però le crisi ambientali di cui noi dobbiamo parlare oggi sono anche le crisi di un ambiente che è un ambiente accademico, un ambiente universitario, un ambiente istituzionale che di fatto fa i conti con un percorso, un processo evolutivo. E noi appunto che ci occupiamo di ambiente abbiamo tra i nostri numi e tra i nostri penati abbiamo appunto Darwin, ovviamente. Quindi il concetto di evoluzione è un concetto importante e non è qualcosa che investe soltanto gli esseri viventi, investe anche le idee. Quindi appunto un altro nome può essere Bateson, Gregory Bateson. Cioè noi ci muoviamo all'interno di un discorso che cambia. Molto spesso, e questo ce lo insegna Kuhn, molto spesso le istituzioni sono molto meno recettive nei confronti dei cambiamenti in atto di quanto non lo sia, per esempio, anche il contesto, il dibattito. Quindi appunto noi che ci occupiamo di queste cose, cioè noi che non possiamo fare a meno di vedere che l'ambiente è una questione culturale, ed è una questione trasversale, ne siamo perfettamente consapevoli, se abbiamo la fortuna di avere degli allievi lo insegniamo ai nostri allievi, ne parliamo a convegni, condividiamo i nostri saperi. Allo stesso tempo, se abbiamo appunto la fortuna di essere inquadrati in un contesto universitario, sappiamo quanto sia difficile a livello universitario essere riconosciuti come specialisti di questo settore, proprio perché non esiste questo settore, e il fatto che il Dipartimento sia interateneo prova la necessità e forse anche la bellezza, sicuramente la bellezza di una condivisione che avviene proprio passando i confini tra le discipline, attraversando questi confini, perché questi confini sono soltanto stabiliti da decreti, ma in realtà non esistono, sono porosi, noi ci parliamo, ci confrontiamo e cresciamo insieme. Quindi diciamo siamo percorsi da questa tensione evolutiva fortissima, stiamo rifondando anche un modo di vedere le nostre stesse discipline, lo facciamo insieme ai nostri studenti, lo facciamo insieme alle persone con cui dialoghiamo anche al di fuori dell'accademia, mi riferisco, non lo so, anche all'attivismo ambientale, lo facciamo insieme a colleghi che non sono umanisti, lo facciamo anche rispondendo alle esigenze di quella che si chiama con un brutto termine la terza missione, quindi anche quest'opera di divulgazione, però allo stesso tempo abbiamo questa difficoltà, quasi una sorta di dissonanza cognitiva del sistema che non ci permette di essere inquadrati in un settore che dia risalto alla nostra specificità. Questa è la premessa, quindi è una sfida ambientale anche questa, l'ambiente accademico, l'ambiente universitario e l'ambiente istituzionale, questa è una sfida. Vi porto un paio di buone notizie, dai, facciamo una bella cosa. Mi è capitato appunto di partecipare nel mese di maggio alla European Conference for the Humanities che è organizzata dall'UNESCO, che è un'altra istituzione con cui ho la fortuna di collaborare. Proprio nel mese di maggio il programma MOST dell'UNESCO, che è il programma che si intitola Management of Social Transformation, ha incluso un altro programma, un altro progetto che si chiama BRIDGES. Non voglio stare lì a sciogliere tutti gli acronimi, però BRIDGES è un progetto di educazione alla sostenibilità. Sin dal 2000 la Earth Charter dell'UNESCO prevedeva proprio questo, anche dei programmi educativi ambientali, di educazione ambientale l'UNESCO parla da sempre, ha dedicato un decennio all'educazione per la sostenibilità. Quindi il fatto che con il programma BRIDGES le environmental humanities, proprio come definizione, entrino all'interno delle politiche educative dell'UNESCO è un ottimo segno. Vuol dire che comunque esistono a livello appunto istituzionale, se ne parla, si praticano. Questo progetto BRIDGES in realtà lavora con altri con istituzioni e con progetti, per esempio come le Humanities for the Environment, che sono appunto una realtà intercontinentale che riunisce vari osservatori. Ce ne sono alcuni, per esempio, non lo so, in Arizona, ce ne sono diversi negli Stati Uniti, in Arizona ce ne sono in Africa, ce ne sono nell'Artico, ce ne sono in Australia, in Italia non credo che ci siano, non mi pare, però appunto questi osservatori sono dei centri legati alle realtà specifiche in cui si collegano
le questioni ambientali, territoriali, paesaggistiche alle questioni culturali, storiche, filosofiche di questi luoghi. Quindi appunto su base locale si raccolgono queste sfide e si mettono insieme delle competenze e tramite questo progetto Bridges l'UNESCO si appropria anche di questo tipo di discorso. Quindi io credo che questo sia un punto di partenza da mettere a fuoco molto importante, qualcosa si sta muovendo. Un'altra cosa secondo me importante è che il PNR, quindi il Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027, non so se è stato già approvato, io sono stata consultata per appunto come consulente, sembra un po' ridondante, comunque appunto mi è stato chiesto di rivedere le parti che erano state già scritte e dedicate alle environmental humanities e appunto di collaborare alla stesura, però appunto in maniera informale, e questo PNR 2021-2027 include le environmental humanities, le descrive, le contempla, le inserisce all'interno proprio di quella spinta per cui le humanities adesso si chiamano new humanities, un ombrello molto largo in cui ricadono le più famose forse digital humanities, poi le medical humanities, le public humanities, tutte questi intrecci per cui il sapere umanistico si incontra con altre competenze, con altre specificità. Quindi appunto le scienze umane per l'ambiente o scienze umane ambientali sono parte quindi di un discorso progettuale dell'università italiana, secondo appunto fanno parte proprio dei binari secondo i quali evidentemente si progetta di indirizzare la ricerca. Adesso questa è ovviamente una buona notizia. Tutto sta a vedere in che modo le istituzioni universitarie a livello ministeriale, a livello quindi ufficiale, recepiscano queste indicazioni, che sono indicazioni che non vengono da lobby di studiosi, no? Ma vengono dalla realtà, molto semplicemente. Ecco, si tratta di vedere in che modo questa cosa venga tradotta a livello istituzionale, quindi se si creeranno dei settori specifici scientifico-disciplinari in cui ciò che noi facciamo possa essere inquadrato, riconosciuto e anche promosso. Quindi ecco, cominciamo con questa buona notizia e cerchiamo di unire a questa notizia un auspicio. Quindi noi innanzitutto da qui ci auspichiamo che questa cosa avvenga, anche perché sta già avvenendo. In Italia abbiamo delle realtà di eccellenza che molto coraggiosamente stanno portando avanti questo discorso. C'è Federica Giardini che a Roma appunto si occupa del Master in Environmental Humanities a Roma 3, che già da diversi anni sta formando studenti e sta raccogliendo un dibattito. Io torno adesso da Venezia, dove a Ca' Foscari è stato istituito, non so se l'anno scorso, due anni fa, qualche anno fa, insomma, sicuramente non, è una realtà con cui collaboro da diversi anni. È stato istituito un corso di laurea magistrale in Environmental Humanities, internazionale, tutto in inglese, che riunisce appunto tutti i vari dipartimenti dell'Università Ca' Foscari. Sono stata proprio di recente lì, ancora in corso, questo Anthropocene Campus, che è un seminario itinerante curato appunto dall'università ospitante, in questo caso Venezia, ma che ha di base la Haus der Kulturen der Welt di Berlino e il Max Planck Institute, sempre appunto tedesco. Quindi sono dei momenti in cui storici dell'ambiente, geografi, letterati, filosofi e anche appunto studiosi di scienze si uniscono e parlano. A Venezia parlavano per esempio dei problemi legati all'acqua, quindi sono delle occasioni che appunto periodicamente portano a discussione un tema legato ai problemi del territorio. Quindi appunto da questo punto di vista io dico che c'è qualcosa che anche in Italia si sta muovendo. Ovviamente non si fa nulla senza una rete internazionale, perché
un'altra delle cose importanti è che le scienze umane per l'ambiente sono un discorso che prevede, così come la condivisione degli spettri disciplinari, dei saperi, anche la condivisione delle esperienze su base territoriale, perché una delle cose importanti è proprio quella di unire, forse sono un po' trito, il locale e il globale in una prospettiva translocale, forse appunto, quindi una prospettiva che ci permetta di vedere come anche un posto come Torino o Chapel Hill da cui vi parlo o qualsiasi altra realtà o Acerra in Campania siano in realtà dei nuclei di una rete che unisce posti lontanissimi e il coronavirus ce lo dimostra come una sperduta città cinese sperduta ai nostri occhi ovviamente e come questi luoghi siano in realtà molto interconnessi e abbiano delle dinamiche invisibili ma comuni, quindi appunto noi partiamo dai nostri luoghi, attraverso i nostri luoghi noi comprendiamo il mondo di fatto, un po' come l'Aleph di Borges, che è appunto questo luogo in questa cantina in cui sdraiandosi si vedeva tutto il mondo. Ebbene, ogni luogo è un Aleph, perché ogni luogo ci permette di vedere tutto il mondo. Basta soltanto appunto, l'importante è proprio trovare il giusto framework, e nel nostro caso questo è un framework interdisciplinare o transdisciplinare che unisce proprio la nostra insufficienza individuale e ci collega appunto, ci permette di dialogare a chi ne sa più di noi in termini di climatologia, in termini di geologia, in termini di biologia o anche in termini, nel mio caso, non so, di storia. Perché ho bisogno di storici ambientali perché mi aiutino a fare la mia ricerca, che è una ricerca filosofico-letteraria, oppure appunto geografi, sociologi e così via. Quindi ciò di cui noi adesso siamo esponenti è una ricerca conviviale, una ricerca quindi, anche se vogliamo, che deve essere animata dal giusto, voglio usare questa parola provocatoria, ottimismo, perché altrimenti queste sfide ambientali si trasformano in crisi che sono crisi senza uscita. Mi piace la parola sfida, perché la parola sfida ci responsabilizza e ci orienta, no? Mentre la parola crisi, che pure è giustissima, è una parola che di fatto tende ad appiattire quello che noi facciamo su un orizzonte quasi di disperazione, su un orizzonte di chiusura, mentre noi appunto certamente abbiamo bisogno di aprirci, abbiamo bisogno appunto di dialogare e abbiamo bisogno di vedere quello che viene dopo. Quindi in questo anche il peso, l'impatto meraviglioso dei Fridays for Future, delle nuove generazioni, non soltanto ci fanno sentire il colpo, ma ci sollecitano anche a mettere a disposizione tutto quello che abbiamo in termini di energie, in termini di lavoro, perché si possa appunto dare uno sfondo culturale, educativo a questo momento drammatico, a questo momento che non esito a definire apocalittico. Non esito a definirlo apocalittico, ma prendendo Apocalissi nel senso etimologico. L'Apocalissi è la rivelazione. Il momento in cui noi ci troviamo è un momento caratterizzato, secondo me, da due parole chiave. Noi viviamo in un, si suppone, anche se i geologi stanno ancora decidendo, in qualcosa che chiamiamo, in un periodo che chiamiamo antropocene. E siamo nel bel mezzo, comunque abbiamo appena, diciamo così, sorpassato il momento più buio di una pandemia globale. Quindi questo è un momento realmente apocalittico. Perché? Perché ci sta rivelando tutta una serie di cose che paradossalmente potevano essere anche prevedibili per il tipo di appunto di studi che noi facciamo. Cioè non è che appunto la pandemia ha sorpreso molti studiosi, anche se è un qualcosa che ha sconvolto l'equilibrio mondiale, quei precari equilibri
di cui noi siamo parte. Allo stesso tempo l'antropocene ci sta parlando già ormai da una ventina d'anni, ci sta parlando del cambiamento climatico, ci sta parlando della giustizia ambientale, ci sta parlando appunto dell'insufficienza anche dello sguardo che noi di solito portiamo alla nostra, anche alla nostra missione culturale. Quindi queste due congiunture sono in realtà dei momenti apocalittici, perché ci rivelano quanto l'ambiente sia in realtà qualcosa di assolutamente indistinguibile, assolutamente imprescindibile e dipendente anche dai nostri stili di vita, e viceversa quanto la nostra vita sia dipendente dalle dinamiche ambientali, dal non umano, da ciò che appunto noi crediamo di derubricare come non agente, non dotato di capacità di interagire con noi, eccetera, invece è qualcosa di potentemente influente, di potentemente dinamico, di potentemente presente proprio nella nostra vita. Quindi, appunto, le scienze umane per l'ambiente ci dimostrano, per esempio, che l'antropocene è esattamente questa interazione appunto tra l'umano, che diventa una forza geologica, e il modo in cui il pianeta risponde a queste dinamiche. Si comincia a parlare di antropocene appunto intorno agli anni 2000, ed è un discorso che nasce con geologi, con chimici dell'atmosfera, Paul Crutzen, Eugene Sturman, che è biologo, che è un ecologo lacustre, e appunto, partendo dal discorso della scienza, questo periodo geologico, questa età, questa epoca, che è che è la coda dell'Olocene, per cui appunto le attività umane hanno un influsso così potente sul nostro pianeta da condizionarne l'atmosfera, da condizionarne la litosfera, la biosfera, con quella che oggi è sotto gli occhi di tutti come sesta estinzione, e anche la sociosfera, che è la sfera dei rapporti sociali. Ebbene, questo antropocene, ritornerò su questa questione della sociosfera in particolare, l'antropocene ci dimostra come la cultura, i nostri discorsi, la nostra politica siano leggibili sugli strati terrestri, appunto. Quindi, per la prima volta possiamo dire, se noi facciamo un carotaggio nell'Artico, leggiamo centinaia d'anni, centinaia e anche, se vogliamo, migliaia di anni, in cui la presenza umana si è letteralmente inscritta sulla pelle del pianeta, appunto, e anzi dentro la sua carne, in maniera profonda. Quindi noi possiamo leggere l'industrializzazione, possiamo leggere la rivoluzione, appunto la rivoluzione industriale, possiamo leggere il momento in cui, non so, si è colonizzata quella che noi abbiamo poi chiamato America, e quindi anche i flussi di rimboschimento e disboschimento. Possiamo leggere i test atomici, che sono qualcosa di ben più numeroso delle due bombe tanto famose di Hiroshima e Nagasaki. Ce ne sono state migliaia durante gli anni della Guerra Fredda, e ce ne sono anche oggi, penso alla Corea del Nord, per esempio. Quindi noi possiamo leggere tutte queste cose sul pianeta. Quindi il fascino di un periodo come l'antropocene è questo: andare al di là della specificità del discorso dei geologi. Se ne sono appropriati gli umanisti, se ne sono appropriati in maniera quasi ubriaca, voglio dire, perché è stato inebriante capire come gli strumenti della storia, gli strumenti della filosofia, quelli della letteratura, potessero aiutarci a capire, della sociologia, ovviamente le scienze sociali, l'antropologia, la geografia, ci potessero aiutare a capire qualcosa di cui parlavano fino a quel momento soltanto gli scienziati. Noi abbiamo letto, noi diciamo umanisti, abbiamo letto l'antropocene come la cornice in cui noi potevamo inquadrare tutto quello che stava succedendo, tutto quello che stava cambiando sul nostro pianeta. Quindi abbiamo letto nell'antropocene la Guerra Fredda, abbiamo letto nell'antropocene i cambiamenti climatici, abbiamo letto appunto tutte le appunto
anche i cambiamenti, se vogliamo, sociali, la colonizzazione, abbiamo letto l'estinzione, abbiamo messo tutto insieme e abbiamo capito che la cornice dei cambiamenti climatici, delle estinzioni, delle differenze, delle disuguaglianze sociali, quindi anche problemi di giustizia sociale, sono un problema della terra che può essere inquadrato in una cornice che non può prescindere appunto dalle questioni ecologiche. Quindi tutto quello che si è sviluppato negli anni precedenti in termini di dibattito culturale e ambientale ha trovato quasi una sorta di simbolo, di risposta simbolo nella cornice dell'antropocene, che è appunto quello che ci permette di emanciparci come studiosi di scienze umane per l'ambiente. Non so quanto tempo ho, Marco, Andrea, scusami. Mi ero annotato fino alle 15:50. Ok, benissimo, mi bastano e mi avanzo. Appunto, dicevo appunto queste cose. L'antropocene ci permette appunto di dare una struttura a questo nostro discorso e ci permette appunto di parlarci tra scienziati e tra umanisti. Ma ovviamente c'è da dire che Questa definizione di scienze umane ambientali o scienze umane per l'ambiente ci fa capire che in realtà c'è una doppia natura. È molto difficile tradurre, come Marco Ormiero e io abbiamo anche sottolineato nella voce Environmental Humanities che abbiamo scritto per la Treccani. È stato molto, molto bello questo esperimento. Insomma, come si fa a tradurre Environmental Humanities in italiano? Environmental Humanities è una dicitura che è accettata in maniera generale appunto negli Stati Uniti e in tutto il mondo di fatto. E la voce della Treccani non si intitola Scienze Umane Ambientali, si intitola proprio Environmental Humanities. Quindi abbiamo, non per esterofilia di nuovo, ma per comodità, forse un po' per pigrizia, abbiamo scelto di adottare quella. Però noi ci soffermiamo appunto su una possibile traduzione, su una possibile traducibilità. Quando voglio essere meno esterofila, io tendo a tradurre Environmental Humanities con scienze umane per l'ambiente. La traduzione letterale sarebbe scienze umane ambientali, ma già Humanities, scienze umane, è una sorta di bisticcio, no? Perché scienze umane, già in italiano in qualche modo, ci sfida a riconoscere come l'umano sia anche una questione non soltanto umanistica, ma anche scientifica. Quindi noi abbiamo questo tipo di, diciamo, di impostazione. Per l'ambiente, secondo me, è importante perché enfatizza il fatto che c'è un programma all'interno dell'Environmental Humanities ed è un programma educativo, morale, politico, con una sorta di attivismo culturale importante. Quindi di fatto noi che ci occupiamo di queste cose non soltanto facciamo una ricerca storica, filosofica, letteraria, antropologica e così via, ma cerchiamo di finalizzare esplicitamente questa nostra ricerca alla sensibilizzazione delle questioni per le questioni ambientali, e quindi quello che noi facciamo è a favore della protezione dell'ambiente, e questo ambiente è un ambiente umano e non umano. Noi non è che appunto per ambiente intendiamo il fuori, noi per ambiente intendiamo la nostra vita insieme alle altre forme di vita, intendiamo appunto la salute dei territori e anche la salute dei paesaggi, perché la parola paesaggio rispetto alla parola territorio ha una densità storica, culturale, non soltanto quindi biologico-naturalistica. Quindi noi abbiamo a cuore la salute dei nostri paesaggi, che è poi la salute della continuità storica con chi ci ha preceduto. E su questo io voglio ricordare quel libro straordinario, postumo e incompiuto, di Ernesto De Martino, La fine del mondo, in cui parla proprio delle apocalissi culturali e parla della perdita del paesaggio
come di un'apocalisse che rivela che non c'è più continuità tra noi e chi ci ha preceduto, anche nei luoghi in cui la nostra vita si svolge. Quindi scienze umane per l'ambiente significa proprio cercare di formare anche una sensibilità a questo tipo di continuità. Poi se vogliamo fare un passo indietro e vogliamo vedere chi ci ha preceduto e chi ha parlato prima di noi, forse sarebbe anche interessante osservare un po' di genealogie. Non so se la cosa ovviamente può essere interessante per chi avvicina queste discipline da poco, insomma, ma le scienze umane per l'ambiente hanno tra i loro precursori, innanzitutto partono da una sorta di ménage à trois, mi piace chiamarlo spiritosamente, tra scienze umane, appunto, quindi quelle che noi ben conosciamo, letteratura, filosofia, storia, scienze sociali, e quindi qui abbiamo la geografia, l'antropologia, la sociologia, le discipline socio-economiche, anche le scienze politiche ovviamente, e ovviamente le scienze ambientali, quindi appunto è un incontro, geologi, climatologi, biologi e così via dicendo. Quindi è un incontro di saperi che parte da questa condivisione di campi. Per quanto riguarda proprio le discipline umanistiche, appunto le radici delle humanities ambientali sono la storia ambientale, la filosofia e la critica letteraria, quindi ecco, è interessante questa cosa, che a un certo punto gli storici hanno cominciato a dire che il modo appunto umanistico, o meglio antropocentrico, di descrivere i processi storici era un modo del tutto ingenuo, forse insufficiente. In realtà già con appunto con la New Left, o ancora prima in qualche modo con la scuola delle Annales, questa dimensione individualistica della storia, questa dimensione appunto completamente centrata sugli eventi umani e appunto un po' hegeliana, ecco, viene meno, perché appunto gli strati del processo storico, specialmente nella scuola, nell'ultima scuola delle Annales, quella di Braudel, sono appunto l'evento, la congiuntura e la longue durée. Allora la longue durée non può che essere qualcosa legato alle dinamiche, anche se vuoi, della terra, del territorio inteso come anche addirittura come sottostrato geologico. Pensiamo appunto alla piccola glaciazione appunto che ha traghettato il Medioevo all'umanismo, insomma, pensiamo alla metà dell'Ottocento, pensiamo appunto ai terremoti, al modo in cui l'ambiente entra prepotentemente nelle nostre vite, nelle vite di chi ci ha preceduto. In realtà gli storici dell'ambiente pensano a ragione che la storia sia una storia anche fatta da microbi, sia fatta da virus, e noi ne siamo, sappiamo qualcosa, sia fatta dall'interazione con altri animali, per cui appunto ovviamente tra i padri abbiamo Alfred Crosby o ovviamente Donald Worster con la sua bellissima storia del Dust Bowl, per esempio, ma ha scritto tante, tante cose molto molto importanti. Ma uno dei libri che secondo me non si smettono mai di leggere è Armi, Acciaio e Malattie di Jared Diamond, in cui di fatto si mette in luce come la storia dell'umanità sia una storia fatta di interazione con altri elementi, con strumenti, con animali, con microbi, e il momento in cui noi abbiamo incontrato l'altro umano dall'altra sponda dell'Atlantico, ebbene, lo abbiamo incontrato, cioè l'hanno prima incontrato i nostri microbi, i nostri virus, che le nostre armi, ma le due cose purtroppo sono andate abbastanza conseguenzialmente. Poi ovviamente, quindi una torsione antiantropocentrica, questo è importantissimo, e la stessa torsione si è avvertita in filosofia, si è avvertita per esempio in Europa con gli studi di Hans Jonas, che nel 1976 ha scritto Das Prinzip Verantwortung, il principio responsabilità, che è uno dei testi fondativi, in cui pur sempre da una posizione etica
riferita all'umano, all'azione umana, quindi un antropocentrismo soft. Ecco, Jonas appunto ha messo in luce come la nostra responsabilità non sia rivolta soltanto ad altri umani, al futuro dell'umanità, ma anche alla terra, all'ambiente, agli animali non umani. Quindi ecco, è una torsione importante. Poi certamente abbiamo avuto altre figure anche prima di Jonas, abbiamo avuto Arne Næss con appunto la sua Deep Ecology alla fine degli anni 60, che è parlato dalla Norvegia, ed è stato così incredibilmente influente, perché in quel caso era proprio un ecocentrismo forte che derubricava quasi l'umano dal discorso della primazia etica. Quindi insomma era estremamente interessante come torsione. Poi ci sono stati ovviamente tutti i dibattiti anche sulle etiche animali, da Peter Singer, che parlava appunto di animal liberation, a Tom Regan, che insegnava qui vicino alla North Carolina State, e appunto parlava di diritti animali. Quindi adesso ho letto di recente questo libro estremamente interessante della famosa Alessandra Viola, che si intitola Flower Power, in cui si raccoglie il dibattito sui diritti delle piante. Ecco, noi abbiamo, è una cosa di cui in realtà negli Stati Uniti si parla da diversi decenni, proprio perché c'è un qualcosa che gli studi recenti, per esempio di biosemiotica o di multispecies ethnography, ci hanno insegnato, è che il vivente tutto in realtà parla e significa. Cioè noi se scendiamo nel profondo della nostra biologia, ci rendiamo conto di essere creature semiotiche fin dalle nostre cellule, e quindi le nostre cellule in realtà non sono soltanto nostre, ma sono compagne evolutive delle cellule di tutto ciò che vive sul pianeta. Quindi tutto ciò che vive è portatore di messaggi, ogni DNA lo è, e lo è anche appunto il virus, ovviamente. Quindi ecco, anche le piante hanno una loro storia è un loro modo di comunicare, forse un loro modo di sentire. Noi non siamo ancora in grado di sciogliere queste cose, però appunto ecco, c'è questo. E poi appunto, mi avvicino alla conclusione, la letteratura si è fatta anche interprete di questo discorso, chiedendosi in che modo gli studiosi di critica letteraria, di letteratura, potessero riconoscere l'influenza dell'ambiente su tutto ciò che è stato scritto, insomma. Quindi la presenza di questioni di incontro con il non umano, e la letteratura è piena di queste cose, anche perché la letteratura ha questo potere di costituire il luogo di un'esperienza vicaria della realtà. Cioè io se leggo un romanzo posso immedesimarmi con i personaggi di quel romanzo. Ma questa è una cosa di cui già Aristotele ci parlava nelle sue teorie estetiche, nella poetica, il modo in cui la tragedia mi permette di incontrare dei sentimenti forti sulla scena e di in qualche modo elaborare queste sensazioni. La stessa cosa capita con la letteratura. Quindi appunto il coronavirus oggi ci mette proprio a rapporto con una realtà che interpella molti nostri saperi, interpella i nostri corpi, interpella le nostre connessioni, e ci fa capire che quello di cui abbiamo bisogno è proprio una torsione del discorso politico che porta, e qui concludo, porta a una riconsiderazione di che cos'è il corpo politico. Allora, il corpo politico di cui noi stiamo parlando oggi non è soltanto un corpo politico umano, ma è un corpo politico più che umano. È la terra, sono i ghiacciai, sono i paesaggi, sono gli animali non umani, sono i virus. Cioè, abbiamo di fronte un discorso che ci permette di... il Mental Humanities è solo uno strumento che ci permette di ripensare costituzionalmente anche il nostro corpo politico. E quindi, secondo me, dobbiamo avvantaggiarci della collaborazione e tendere a una istituzionalizzazione di questo discorso. Grazie. Dai presenti qua in sala, che adesso non vedete, ma insomma sono i nostri studenti. No, grazie per questo quadro, appunto, la voce Treccani che,
che hai scritto era tra le tue consigliate anche ai nostri studenti per avvicinarsi a questo incontro di oggi, proprio perché per il tipo di formazione che noi attualmente offriamo ci avviciniamo un po' da neofiti a questo quadro, oppure provenendo ciascuno di noi da discipline che, quindi la tua chiusura sulla storia, sulla filosofia come e la letteratura come elementi che noi consideriamo tradizionali, anzi a volte anche un po' vecchi. A me è capitato di sentirmi dire in un altro corso di studi, non qui, ma perché devi chiamare il tuo corso Storia del Territorio? Non è un nome più accattivante, perché sai, titolare un corso Storia agli studenti. Però alla fine c'è bisogno di storia, di letteratura, di filosofia, di antropologia per costruire questi scenari che così con forza è rappresentato. È anche un piccolo segnale di fiducia autobiografico. Pur leggendo tante cose di storia, Jared Diamond, Armi, Acciaio e Malattie, l'ha portato in casa mio figlio liceale, per esempio. Io non me l'ero ancora mai preso, vuol dire che sono letture che circolano tra i ragazzi a scuola. Bene. Sarà anche un segnale appunto di queste esperienze più dal basso, più di partecipazione anche degli studenti del liceo, che insomma vivono queste cose in maniera forse a volte apparentemente un po' naive, però effettivamente poi si riesce ad orientarla su libro impegnativo. Allora, diamo la parola alla storia istituzionale, a Riccardo Rao, che appunto è tradizionalmente inteso come professore di storia medievale, formazione di storico delle istituzioni, ma che si cimenta con insegnamenti anche prima di storia del paesaggio e ora di storia dell'ambiente e degli animali, che risulta essere forse la prima, corretto, il primo corso in Italia che è storia dell'ambiente e degli animali all'Università di Bergamo, e dove lavora, oltre che nei corsi tradizionali, in questo corso che unisce una laurea in urbanistica, una LM48 per dirlo in codice, e una laurea in geografia in codice LM80, per cui anche una ibridazione istituzionale interessante e crea un ambiente accademico innovativo, evidentemente. Allora gli passo la parola, gli passo anche lo schermo. Grazie. La richiesta di Andrea era di parlare, di partire insomma anche dalla mia esperienza di insegnamento di questa disciplina, non di questa disciplina, però di questo insegnamento dalla denominazione atipica, nel senso che riunisce storia dell'ambiente, su cui ovviamente c'è un'ampia tradizione ormai anche in ambito, come dire, di offerta formativa in Italia, e quella degli animali, che invece è meno rappresentata, e che sono, forse vale la pena, come dire, precisarlo, non è una ridondanza, nel senso che sono due filoni di ricerca che hanno molte convergenze, ma hanno anche, potremmo dire, delle proprie. Senz'altro quello che li accomuna, oltre proprio a una chiara intersezione, nel senso che gli animali fanno parte dell'ambiente, ma poi c'è una storia degli animali che si occupa invece degli aspetti più culturali legati all'immaginario, ma al di là di una chiara intersezione c'è innanzitutto quella prospettiva non antropocentrica, che è stata anche prima richiamata. E quindi c'è la difficoltà per chi fa storia di dover adottare una prospettiva non antropocentrica, che vale la pena ricordarlo, cioè è la cosa più difficile per uno storico, perché uno storico ha nella sua specificità disciplinare il fatto di confrontarsi con fonti che sono necessariamente fonti filtrate e prodotte dall'azione umana. Si diceva anche prima della rigidità delle strutture accademiche. Io insegno storia dell'ambiente e degli animali, in realtà, in un corso di laurea di filosofia, mentre nel corso di laurea di giornalistica porto, diciamo, chiaramente questi temi, ma li porto sotto una dicitura differente, che è quella, diciamo, imposta dall'ordinamento didattico, dal nostro ordinamento didattico, che è piuttosto quella della storia del paesaggio medievale. E su questo, da un punto di vista appunto delle nostre costruzioni, delle offerte formative, è interessante ragionare, nel senso che il paesaggio continua a essere, soprattutto quando si va sui temi della geografia e dell'urbanistica, quella categoria strutturante, anche dove è più facile costruire forse delle applicazioni,
che continua a essere in qualche modo il riferimento principale. Ovviamente la nozione di paesaggio presuppone una prospettiva necessariamente antropocentrica, no? Quindi qui di nuovo abbiamo un cortocircuito. All'interno però del corso di giurbanistica siamo riusciti, uso il plurale, coinvolgendo anche Stefano Morosini, che poi parlerà dopo di me, siamo comunque riusciti ad avviare dei percorsi che prevedono in maniera più appropriata la ricerca sulla storia ambientale, anche sfruttando la naturale proiezione di Bergamo verso il territorio alpino, con progetti quindi appunto che intercettano la montagna lombarda. E in particolare abbiamo attivato questo curriculum di protezione e valorizzazione ambientale all'interno di un corso di studi di geurbanistica, che potremmo dire è un corso di studi sulla scienza del paesaggio, dove, se vogliamo, il cortocircuito, no, tra i due temi paesaggio ambiente, o insomma il tentativo di trovare un punto di contatto tra questi due aspetti viene ricercato. Parliamo appunto invece di metodi della storia dell'ambiente, e in questo caso, visto anche proprio la presenza degli altri relatori, di Stefano Morosini in particolare per la rappresentanza storica, vorrei concentrarmi sul ruolo della medievistica, cioè su cosa vuol dire fare la storia dell'ambiente per chi si occupa di Medioevo, perché questo forse non è scontato e può avere un'utilità anche in termini più generali, nel senso che la medievistica è quasi assente nel dibattito sulla storia ambientale. A partire dalla medievistica italiana, c'è stato qualche settimana fa a Padova una riunione costitutiva per la costituzione appunto della società italiana di storia ambientale. La presenza dei medievisti era assolutamente irrisoria, forse erano tre o quattro i presenti. Ogni anno i medievisti si ritrovano ogni due anni si ritrovano a un grande convegno appunto all'americana, con numerosi panel. All'ultimo di questi c'era un solo panel di storia ambientale che avevo proposto io con Dario Canziani e Paolo Grillo, che siamo appunto tra i pochi amici che per la medievistica si occupano di questi temi. Eppure non è un'assenza scontata, in fin dei conti, quando si parla di testi fondativi della storia dell'ambiente, diciamo al di là dei richiami più lontani, come possono essere Perkins Marshall o l'inizio della scuola delle Annal, secondo me, ecco, se c'è un testo costitutivo della storia dell'ambiente, è senz'altro la storia del clima a partire dall'anno 1000 di Leroy Ladurie, dove forse nella maniera più compiuta si arriva a un tentativo di racconto della storia che di fatto prescinde dall'intervento umano, pur utilizzando delle fonti che dagli uomini sono prodotte. Perché prima delle riedizioni di questo libro aggiornate, la base di fonti utilizzata dalle guardie era innanzitutto una base di fonti storiche tradizionali, di fonti scritte. E tutto sommato ancora, se pensiamo alla medievistica italiana, verso la fine degli anni Ottanta, che è stato il momento di esplosione della storia dell'ambiente, anche queste tematiche hanno attraversato anche la medievistica italiana. Sapete che Genesi cita il testo di Caracciolo, L'ambiente come storia, o come uno dei testi fondativi, almeno in ambito italiano, della storia dell'ambiente. Siamo appunto, mi sembra sia dell'88, nell'88 compare Il bosco nel Medioevo, una raccolta di saggi con un titolo molto esplicito e con una casa editrice che è la FLUED, la casa editrice universitaria di Bologna,
non casualmente, nel senso che Bologna resta per la medievistica in quegli anni forse l'epicentro di questa tradizione di studi. Compare nel 1990 l'ambiente vegetale nell'alto medioevo, nel 92 Fumagalli, Vito Fumagalli, il medievista che spesso viene ricordato come i pionieri di storia dell'ambiente, pubblica Uomo Ambiente per Einaudi. Nel 1997 un altro bolognese, almeno di scuola, cioè Gherardo Ortalli, pubblica Lupi Genti Culture, Uomo Ambiente nel Medioevo, sempre per Einaudi. Una piccola pattuglia, no? di pubblicazioni della medievistica italiana che da un lato mostra un buon aggiornamento storiografico, nel senso che sono i titoli giusti, prodotti nel momento giusto, che mostrano l'ambiente come storia, essere un soggetto di indagine storica anche per la medievistica. E nello stesso tempo mostrano già forse quello che si rivela un po', se vogliamo, delle zavorre per la medievistica, cioè il contatto strettissimo che poi diventa, come dire, forse anche un ostacolo con la tradizione delle annali di Bloch, che comunque resta metodologicamente, appunto, malgrado le Voies la Jury, appunto, come si ricordava anche prima, le dilatazioni verso gli elementi più strutturanti della periodizzazione con Brodel, resta tuttavia una storia che ha un approccio metodologico che mette l'uomo al centro delle trasformazioni ambientali. E da questo punto di vista la medievistica italiana, ma credo che si potrebbero fare delle considerazioni molto simili rispetto a quella francese e rispetto a quella spagnola, molto diverso il quadro del mondo anglosassone da questo punto di vista, ha continuato a scegliere dei soggetti di storia ambientale, le paludi, i boschi, le acque, e a trattarli con una prospettiva che comunque rimane quella del rapporto che l'uomo ha con questi spazi come attore principale di trasformazione, senza coglierne la dimensione ecosistemica, no? Fare storia dell'ambiente vuol dire pensare che l'uomo è uno dei coprotagonisti sulla scena ambientale. E forse da questo punto di vista sono mancate anche delle figure che, per esempio, ci sono state per la storia moderna. Pensiamo al magistero di Diego Moreno, dal documento al terreno, geografo, no? Diciamo anche di formazione, ma con un grande impatto nel complesso sulla modernistica. E dall'altro, forse, nel cercare di capire le ragioni di questo attardamento, in realtà, dal punto di vista metodologico, della medievistica, che è evidente, perché se voi guardate quello che si produceva alla fine degli anni 80 in Italia, proprio nella modernistica, quando escono i numeri quaderni storici dedicati ai boschi, appunto lo stesso, poco dopo, lo stesso dal documento al terreno, c'è davvero uno stacco molto forte rispetto a quello che è l'approccio metodologico. Ecco, forse un'altra ragione di questo attardamento è anche il rapporto irrisolto nei confronti dell'archeologia medievale. Cioè, le discipline storiche per il Medioevo si sono dovute confrontare necessariamente con l'archeologia, che dagli anni 70 ha avuto proprio un decollo, ma molto spesso nel farlo hanno segnato l'abbandono del terreno della cultura materiale, in qualche modo, lasciandolo progressivamente agli archeologi, che a loro volta, pure adesso ci sono i percorsi di archeologia ambientale che sono molto interessanti, ma se guardiamo al grosso dell'interesse degli archeologi medievisti oggi, l'ambiente è solo una parte che spesso nelle pubblicazioni, nelle edizioni critiche di scavo, viene lasciata, per così dire, agli specialisti,
ai paleobotanici o agli archeozoologici, o agli archeozoologi, esattamente, no? La ciliegina sulla torta, ma nello stesso tempo fatica a diventare l'ambiente un elemento strutturante della narrazione degli stessi archeologi. Allora, ecco, poi anche per non rubare troppo tempo, arrivando alla fine, quale ruolo dunque ci può essere per la medievistica, per recuperare uno spazio nella storia ambientale che è fondamentale, no? È fondamentale nel senso che il rischio oggi di un forte schiacciamento della storia ambientale sui temi della contemporaneità è evidente, ma è evidente semplicemente perché lì la produzione è estremamente massiccia e aggiornata, il rischio però è quello di perdere in qualche modo una prospettiva appunto di lungo periodo. Senz'altro è ovvio che c'è l'urgenza di un aggiornamento metodologico che peraltro potrebbe acquisire una sua specificità sotto alcuni aspetti per la medievistica. È uscito un bel libro l'anno scorso che peraltro raccoglie suggestioni che almeno da un decennio sono presenti nella ricerca storiografica, soprattutto nord europea, penso soprattutto olandese e belga, che si chiama Disasters and History, dove viene posto fortemente il tema delle risk societies, no? Quindi delle capacità che alcune società hanno di vivere in maniera permanente confrontandosi con il rischio ambientale ed elaborando delle strategie per resilienti, no? Diremmo oggi sempre per utilizzare una parola che è entrata in maniera prepotente nel lessico di chi si occupa di environmental humanities. Ecco, quali le specificità, per esempio, per l'habitat medievale, riprendendo dei temi che invece sono classici, se vogliamo, del dibattito degli storici dell'architettura, e dibattito sull'habitat, considerando che l'habitat medievale ha delle caratteristiche di flessibilità, di fluidità, anche rispetto al costruito, pensiamo l'enorme utilizzo che ha del legno, quali le specificità dunque che possono emergere anche rispetto a questi temi se applicati all'ambito medievistico. E certo, un altro tema è quello dell'apertura ancora più decisa che la medievistica, cioè gli storici del Medioevo, devono fare nei confronti dell'interdisciplinarità, che passa ovviamente dalla riconquista di una relazione che è sempre rimasta appunto in parte incompiuta con l'archeologia, ma che dovrebbe passare innanzitutto dal rapporto con le scienze dure, che la biologia, per esempio, per chi si è occupato anche come me di storia degli animali, ma in generale delle scienze dure, che continuano a essere qualcosa di completamente estraneo rispetto alla prassi di ricerca della maggior parte dei medievisti. E infine l'ultimo elemento di interesse su cui forse lo studio della storia ambientale da parte dei medievisti può dare un contributo è quello della relazione qualitativa con la fonte scritta. Gli storici del Medioevo, cioè, nel complesso, si occupano di poche fonti, ovviamente, rispetto alle epoche successive, costruendo spesso metodi di indagine relativamente raffinati rispetto a quello che queste scarne fonti possono dire. Il libro di Leroy Labyrinth ne è un chiaro esempio, no? Utilizzare le date della vendemmia contenute nei contratti agrari per dedurre le variazioni del clima è quello che gli storici del Medioevo amano dire, spremere al massimo la fonte, e però proprio questa potrebbe essere un'altra delle esigenze, delle urgenze dell'environmental history adesso, cioè tornare a riflettere su quello da cui ero partito, cioè sul paradosso di fare una storia non antropocentrica con fonti
che sono prodotte dagli uomini e il livello di distorsione proprio anche nell'indagine sui temi classici della storia dell'ambiente è fortissimo. Pensiamo sempre alla storia degli animali. Gli animali sono presenti nelle fonti scritte in quanto attraverso le proiezioni, in qualche modo, anche emotive, che vengono fatte dalle società e dagli individui che producono le fonti. Allora, riflettere su questi filtri in maniera qualitativa può essere un'altra delle sfide a cui la medievistica può dare il suo contributo. Grazie. Allora, il pilastro della storia, passiamo ora al pilastro filosofico. Un pilastro e molto movimento. Comincio subito con una, insomma, saltando direttamente sul piano dell'interdisciplinare e rispondo a Riccardo Rao. Allora, la medievistica e l'interdisciplinare non è fatto solo del fatto che ciascuno è nella propria disciplina e poi cerca in modo più o meno efficace e aggraziato di raggiungere altre discipline. Può succedere di avere un riscontro sulla propria disciplina da altre, da un esterno. E dico a Riccardo Rao che il Medioevo, per il pensiero politico, ma anche per una bella stagione di attivismo, è stato un punto di riferimento. Penso in particolare, peraltro ho questo volume di Saskia Sassen, Territorio, Autorità, Diritti, Assemblaggi dal Medioevo all'Età Globale, che sto usando proprio in un corso quest'anno, dove la tesi di fondo, che peraltro incontra molto consenso e riprese, è che l'organizzazione o l'intersezione tra regimi regolatori, giuridici ma non solo, e territorio fisico accomuna, avvicina l'epoca che stiamo vivendo molto più al Medioevo che all'epoca entrata in crisi, no, del rapporto Stato-Nazione. Questo è un primo punto, ma un altro punto è quello dell'ordine giuridico medievale di Paolo Grossi, che è stato proprio uno strumento. Tra l'altro, Paolo Grossi ha partecipato a moltissime iniziative attorno al tema dei beni comuni. Quindi, insomma, il Medioevo in realtà è molto, ce l'abbiamo molto vivo e presente in altri ambiti. Invece un'altra, come dire, ripresa di quanto diceva, Storia degli animali sull'immaginario, oramai è diventato un tormentone che faccio nelle lezioni introduttive del pensiero politico, è su questa frase celeberrima di Hobbes, Homo homini lupus, no? Dove questo lupo sarebbe questa forza scatenata, isolata, no? Solo aggressiva, eccetera. Che dico, ma che lupi ha visto Hobbes, no? Di che lupi sta parlando, che sono invece una specie altamente organizzata, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, insomma, questo è per mostrare anche, no? Perché oltre a mettere a tema la questione dell'interdisciplinarietà, accadono delle cose, sicuramente c'è una comunanza che si sta dando materialmente con la crisi socioambientale. Poi, come diceva Serenella, non necessariamente ciò che si presenta come una spinta materiale riesce poi a trovare delle forme che sono istituzionali, che sono anche disciplinari. Allora, su questo io vi volevo raccontare, perché raccontando si dice un po' dove si è e si offrono dei materiali che appunto, proprio perché raccontati e non solo messi a tema o teorizzati, no, possono
offrire degli agganci, delle somiglianze. Allora, innanzitutto vi volevo raccontare come siamo arrivati a questo nuovo corso di laurea di Scienze Umane per l'Ambiente, che è stato un lavoro stratificato, nel senso che il primo passaggio è stato quello dell'istituzione di un laboratorio. Laboratorio significa, insomma, lo saprete, no? Lo ripeto proprio per andare per gradi, è uno spazio didattico che non ha un'assegnazione disciplinare e che quindi permette, o almeno noi l'abbiamo utilizzato così, ha permesso di fare un percorso chiamando a fare lezione persone delle appartenenze disciplinari più diverse. Com'è che questa prima iniziativa non è stata una sommatoria di competenze? Allora, questo è un altro aspetto che vi sottopongo. Siamo partite perché l'iniziativa è partita dalla voglia di lavorare insieme tra me e un'altra collega, da un tema o una questione su cui potessimo incontrarci. Quindi questo, secondo me, è una prima indicazione. Anziché partire dalle discipline o dalle competenze, partire dal tema. All'epoca era la città e sulla città abbiamo, appunto, si incontrano l'estetica, la filosofia politica, ovviamente la geografia e via dicendo, no? Questo è stato. Poi l'evoluzione successiva è stato un master. Il master per noi, rispetto al corso di laurea, ha significato, perché i master, almeno nei dipartimenti di studi umanistici, che non, come dire, che si scontrano anche con una relativa inutilità rispetto, no, alla nuova funzione di competenze per il mercato del lavoro, questi master nei dipartimenti umanistici sono considerati un po' una terra selvatica, abbandonata a se stessa e dunque poco regolamentata. Quindi lì noi abbiamo potuto fare, no? Stare più vicini al progetto culturale senza doverci scontrare con le 1001 tabelle da rispettare, eccetera, eccetera. Il master l'abbiamo preso anche da un altro versante. Allora, i master sono intesi come il momento in cui una formazione più teorica, astratta, generale, si incontra, no? si mette alla prova sulla propria applicabilità professionale. Allora, noi abbiamo fatto un'altra operazione. Questo, io devo dire, ne sono molto fiera, è una sovversione di questa vocazione prevista dai master, e cioè di pensare che l'università è aperta, sì, il master forse è il momento in cui più si prevede questa interazione, e però anziché pensare l'apertura solo verso il mercato, l'abbiamo pensata come apertura ai saperi sociali. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo considerato l'università come un attore di conoscenza tra gli altri attori di conoscenza. Questo è una grandissima lezione che viene dall'esperienza che poi accomuna la maggior parte di noi coinvolti in queste iniziative, dall'attivismo. L'attivismo produce sapere, produce conoscenza del territorio. E è interessantissimo ragionare in questi termini. Appunto, ripeto, l'università come uno dei luoghi in cui si produce conoscenza, con dei codici, no, delle forme.
specifiche, quindi l'università non perde la sua specificità, ma perde la sua pretesa di essere l'unico luogo in cui questa conoscenza si produce. Bene, devo dire che questo incanto si è rotto con l'istituzione del corso di studi, che invece è stato veramente un percorso estremamente impegnativo e faticoso. Qui sono d'accordo con chi mi ha preceduto, con Serenella, cioè che le istituzioni fanno fatica a recepire, no? Nuove forme che continuano ad avere valore legale, no? Come titoli di studio. Rispetto a Venezia abbiamo scelto la formula interclasse, cioè il corso di studi magistrale sia in antropologia sia in sistemi editoriali e informazione. Questo non mi dilungo, ma insomma la pandemia ci ha mostrato quanto sia necessario avere strumenti di traduzione dei saperi che si creano in un contesto nel momento in cui si trasferiscono in un altro contesto. No, le risse mediatiche degli epidemiologi sono un ottimo esempio di questa necessità. Quindi è stato molto impegnativo, però l'interclasse ha tolto la rigidità che è prevista nel momento in cui si fa un corso di laurea in una sola classe. Abbiamo avuto a disposizione molte più discipline, molti più insegnamenti a cui poter attingere, rispettando così no, la vocazione di questo ambito delle environmental humanities, che appunto è un ambito che fa incontrare, ha la vocazione di far incontrare discipline diverse. Su questo, rispetto a quanto diceva Serenella, vorrei aggiungere, dunque, le environmental humanities, come le possiamo cominciare a pensare in Italia, a livello istituzionale, a livello disciplinare, hanno comunque una storia, agiscono una memoria istituzionale e disciplinare diversa, mi pare di poter dire, dal modo in cui sono invalse in area anglosassone. Le environmental humanities sono un'ulteriore declinazione di quello che negli Stati Uniti e non solo sono definiti gli area studies, no? Abbiamo queer studies, afro-american studies e via dicendo, da una parte, e qui c'è quell'elemento interessante, cioè di riunire discipline tematicamente su una questione. Dall'altra però, attenzione, questo tipo di innovazione istituzionale è anche il frutto di una, se volete, fragilità, ora non mi viene una parola più appropriata, delle discipline umanistiche in area anglosassone rispetto alla tradizione da cui veniamo noi, nel senso che le humanities sono state accorpate anche perché sono stati chiusi dipartimenti di filosofia, questo lo so per certo, dipartimenti di storia, no? Perché non avevano più la portata, la tenuta per mantenere l'istituzione su un solo campo disciplinare. Da noi diciamo che questo tipo di pressione non... insomma non è arrivato fino al suo esito più completo, che da una parte è una fortuna, dall'altra ci mette di fronte al fatto che se dobbiamo affrontare la questione interdisciplinare dobbiamo intendere questo interdisciplinare in senso forte, cioè ogni disciplina si incontra avendo anche delle storie interne, no? Quindi con tutta una consistenza e quindi anche un lavoro di traduzione da fare.
una battuta sulla filosofia. Ovviamente in questo nuovo registro di lavoro, di iniziative, io il modo in cui sto concependo lo specifico della filosofia in rapporto con altri approcci è che da una parte la filosofia ha questa tendenza depositata all'astrazione, alla decontestualizzazione, che detto così è negativo, no? Certo, quando si parla in filosofia politica di spazio e politica, dopodiché io vedo il geografo che spalanca gli occhi perché dice spazio, una grandezza astratta, no? Insomma, ci sono questi tipi di, no, di rimessa a posto rispetto a questa tendenza all'astrazione. D'altra parte però questa stessa tendenza della disciplina può essere utilizzata invece per fare delle variazioni, cioè per aprire, riaprire ogni concetto a delle articolazioni ulteriori, no, rispetto a un significato unico che si tenderebbe ad attribuire a quel concetto, a quella serie di concetti. Io trovo che questa è un'opportunità molto interessante e che dal punto di vista professionale va nella direzione di puntare su delle figure professionali che integrano approcci diversi. Un ingegnere che sa costruire perfettamente dal punto di vista statico, ora dico delle parole un po' in libertà, un molo, vi faccio un esempio che ci portava il nostro direttore del Dipartimento di Scienze, e poi non ha nessuna idea dell'ecosistema in cui questo molo viene costruito, beh, no, non è più una figura all'altezza di ciò che è richiesto di questi tempi. Va bene, io no, chiuderei con due proposte. Allora, anche qui, rispetto a Serenella che diceva Environmental Humanities, no, manca un settore. Una proposta che si potrebbe fare è l'iscrizione nella declaratoria di ciascun settore, no, di una formulazione relativa all'approccio, al complesso dei temi socioambientali, da una parte, e dall'altra approfitto di questa occasione, è qualcosa a cui stavamo pensando nei confronti di Venezia, di istituire un centro interuniversitario sull'environmental humanities, magari appunto un gruppo di lavoro che trovi, no, che tra ricerca, didattica, si confronti, magari stili un rapporto sullo stato della situazione, non so, ecco. Vi ringrazio. Grazie anche per la chiusura operativa, la chiusura propositiva a cui speriamo poi di poter dar seguito anche conoscendoci e vedendoci di persona appena possibile. Allora, è stata chiamata in campo la questione delle figure professionali. Allora, quasi come se noi avessimo organizzato questa tavola rotonda da mesi con studi approfonditi, lasciamo la parola conclusiva della tavola rotonda a chi sta praticando sulla propria esperienza il rapporto tra il mondo accademico, in cui Stefano continua a insegnare storia dell'ambiente nei contesti universitari che diceva prima Riccardo, e invece la conoscenza diretta di quali sono gli enti, i soggetti che possono cercare, chiedere, trovare un campo, dire applicativo mi sembra riduttivo, insomma, un campo espansivo, non applicativo, di questi studi. Prego allora Stefano Morzini. Sì, grazie. Metto in condivisione il mio schermo e lo farò anche con un breve video, se nell'economia del tempo ce la farò, come spero.
E parto dal dispiacere di non essere con voi, anche perché i miei studi partono da Quintino Sella e dalla storia del CAI. Io mi sono laureato con una tesi sulla fascistizzazione del CAI e poi ho svolto il mio dottorato di ricerca studiando la dimensione politica e nazionale del club alpino italiano. E questo è il mio percorso originario, ovvero la storia delle Alpi dal punto di vista politico, la storia dell'alpinismo dal punto di vista sociale e politico, e poi i temi dei nazionalismi e della Prima Guerra Mondiale, che vedrete declinato anche nell'intervento che faccio con questa slide iniziale, che doverosamente rende conto degli enti che evocherò e dei finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato italiano, di Regione Lombardia, che sostengono i progetti che presento. Vedrete, io parlerò di 4 progetti che fanno capo al Parco Nazionale dello Stelvio, che fanno capo al mio coordinamento dei progetti di valorizzazione storica presso il Parco Nazionale dello Stelvio, che hanno delle partnership universitarie, l'Università di Padova e l'Università di Bergamo, e la collaborazione del Museo della Guerra Bianca in Adamello, che vedrete ha operato su un progetto, il più importante di cui parlerò. I 4 progetti partono dall'idea che nei parchi nazionali 24, nelle 26 aree marine e nei 140 parchi regionali si tutela l'ambiente, si tutelano le piante, gli animali, ma nell'area protetta si valorizza e si tutela anche il paesaggio e gli elementi storici che caratterizzano questi territori, che sono tanti e sono estesi. E quindi il caso che io presento, che è quello del Parco Nazionale dello Stelvio, che è il 4º parco nazionale storico in Italia, e che è uno dei più grandi per estensione parchi nazionali nel centro delle Alpi, per diverse ragioni si può replicare in altri contesti. E questo lo si può fare perché negli scopi istituzionali dei parchi nazionali non rientra solo, come prima dicevo, ed è ovviamente uno scopo fondamentale, quello della conservazione delle specie animali o vegetali, ma anche quello dell'applicazione di metodi di gestione o di restauro idonei a realizzare l'integrazione tra uomo, ambiente e naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici, delle attività agrosilvopastorali e poi delle attività di educazione, formazione e ricerca, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili. Sono termini che nelle relazioni che hanno preceduto la mia abbiamo già evocato e che quindi possono essere in qualche modo concretizzate e rese in forma progettuale e istituzionale all'interno delle aree protette, dei parchi. Il primo progetto riguarda l'archivio storico del parco. Questa è la vecchia sede a Wormio, in Alta Valtellina, in provincia di Sondrio, del Parco Nazionale dello Stelvio, ora caserma dei carabinieri forestali di sorveglianza all'interno del parco. All'interno del primo piano di questa struttura è conservato integralmente, con un ottimo livello di conservazione, l'archivio storico del parco. Io, quando nel 2018 ho assunto questo ruolo di coordinamento dei progetti, ho organizzato il riordino e l'inventariazione dell'archivio del parco con le sue centinaia di serie di faldoni, con competenze di tipo archivistico che con la soprintendenza archivistica che vigilava e ha seguito questo progetto ha permesso di recuperare la documentazione sulla storia del parco, che è una documentazione da un lato istituzionale che ci permette di studiare la storia politica, la storia nazionale, la storia istituzionale di questa realtà, ma dall'altro lato ci permette di studiare la storia ambientale del parco. Questo è un monitoraggio degli anni 30 in cui si indaga la presenza di camosci, caprioli, volpi, martore, marmotte, eccetera. E questo è un monitoraggio più recente sui rapaci nel 1969. Quindi una storia che non è solo dell'istituzione, ma una storia più che umana, e che ci permette di studiare i metri di neve scesi nel 1970 e che ha portato alla fine del progetto, siamo nell'estate del 2020, a completamento del riordino dell'archivio storico, a dei progetti di valorizzazione legati a questo patrimonio di documenti. E qui una mostra che vedete esposta nell'estate del 2020, bilingue perché il territorio ha una forte vocazione turistica, in cui il parco si è rappresentato attraverso la sua storia. E poi un convegno che abbiamo organizzato
nell'estate del 2021, quindi svolto alcuni mesi fa, che ha portato a livello internazionale ad una riflessione sui parchi nazionali e ad una riflessione sui progetti di valorizzazione culturale legati ai parchi nazionali. Ed è stata una bella occasione di incontro e di riflessione, vi ripeto, a livello internazionale, dai parchi americani, Yellowstone, ai parchi europei, il Parco Nazionale Svizzero, che è confinante con il Parco Nazionale dello Stelvio e ha molti progetti in comune, e altri parchi sloveni, tedeschi, francesi, inglesi. Ultimo elemento di questo progetto di valorizzazione sull'archivio, una pubblicazione prestigiosa nella collana della Direzione Generale Archivi, è stato pubblicato l'inventario di questo Parco Nazionale, dell'archivio del Parco Nazionale dello Stelvio. Il secondo progetto di cui vi parlo è un articolo, quindi il risultato di un lavoro di ricerca condotto a 8 mani, 2 sono mie, altre 2 sono di Riccardo Rao e altre 2 sono di Massimo Favaron e Luca Pedrotti, entrambi biologi, uno coordinatore delle attività didattiche all'interno del parco e l'altro coordinatore delle attività scientifiche all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio. L'Archivio Storico Ticinese ha organizzato nell'estate del 21 una pubblicazione monografica sul tema del lupo in area alpina, indagando diversi contesti territoriali, e ha chiesto al parco un contributo. Questo contributo, potete capire, interseca competenze storiche legate al Medioevo, legate all'età moderna e contemporanea, che io e Riccardo Rao abbiamo fornito, e competenze legate alla situazione presente. Vedete in alto a destra la rappresentazione dei monitoraggi di presenza di lupi negli ultimi 20 anni, e quindi di come la storia ci illustra e ci permette di ricostruire una dinamica che arriva fino al tempo presente in un tema di grande attualità, come sapete. E vado sul terzo progetto, che è il più importante, quello che coinvolge più enti, istituzioni e ricercatori e persone che operano su questo progetto, legato alla valorizzazione dell'esperienza drammatica della Prima Guerra Mondiale nell'area del Parco Nazionale dello Stelvio. Siamo nel settore più occidentale, più settentrionale del fronte italo-austriaco, e siamo ad una quota media superiore ai 3.000 metri. E quindi ad una guerra che da subito si è rappresentata come una guerra non solo contro il nemico, ma come una guerra contro l'ambiente, contro le condizioni climatiche estreme a cui i soldati di entrambi i fronti dovevano affrontare. E quindi la rappresentazione di questa guerra, la guerra bianca, ci pone da un lato nel racconto di una guerra all'interno di un contesto ambientale particolare, e dall'altro di ciò che resta di questa esperienza storica. E le tracce presenti sul territorio del Parco Nazionale dello Stelvio sono tracce straordinariamente ben conservate di una profonda infrastrutturazione del territorio, che ha lasciato strade, mulattiere, sentieri, rifugi, trincee, postazioni, che hanno un grande fascino paesaggistico e che ci permettono di raccontare, di descrivere questa esperienza sul campo in una sorta di museo a cielo aperto. Quello che vedete è la cima del Gran Zebrù, e qui ci sono dei passi con la presenza di fili spinati, di trincee, e al contempo di ciò che resta dei ghiacciai, che in 100 anni hanno un ritiro straordinario e che ci rappresentano i cambiamenti climatici all'interno dell'esperienza storica vissuta direttamente sul campo. E queste che vedete, siamo molto vicini al confine svizzero, il passo di Forcola con le trincee e la bellissima caserma italiana costruita 2 anni prima dell'inizio della guerra. E qui siamo nella Valle del Braulio, con il piccolo cimitero di San Ranieri e le tracce dei percorsi militari che salgono sulle dorsali della valle. Da ultimo, la bellezza di questi muri a secco straordinariamente ben conservati del villaggio militare italiano del Filon dei Motti. Quindi il parco conserva e valorizza tracce di questa esperienza storica sul territorio, e conserva e valorizza elementi monumentali presenti sul territorio. In realtà qui siamo fuori dall'area specifica di pertinenza del parco, ma fornisce competenze per valorizzare siti museali come quello del Forte di Oga, che vedete qui rappresentato, dando contenuti innovativi per
valorizzare per creare ovviamente un indotto anche economico in termini di sostenibilità di strutture come queste che, posso dire, si sostengono nella loro attività di fruizione turistica. Altro elemento sul tema della Grande Guerra, un progetto di ricerca che coinvolge studiosi che stanno scandagliando in maniera innovativa gli archivi per ricostruire in maniera puntuale, dettagliata, per la prima volta, questa esperienza e che fanno lavori sulla cartografia innovativi con strumenti digitali, andando a mappare in maniera precisa le persistenze storiche sul territorio di ciò che è stata la guerra e che attraverso questi strumenti raccontano in modo nuovo, innovativo, questa vicenda avvenuta in un luogo così particolare. Vado avanti e procedo velocemente per mostrarvi ciò che è più significativo di questo progetto legato alla Prima Guerra Mondiale e che deriva dalla cima di questa montagna al di sopra del Passo dello Stelvio. Questa è un'immagine dello scorso mese di aprile con un paesaggio molto bello, innevato, e dietro abbiamo la cima dell'Ortler a 3905. Questa è la cima dello Scorluzzo, 3094 metri, sulla quale il parco dal 2017 al 2020 ha operato il recupero di una postazione austro-ungarica in caverna, completamente immersa dal ghiaccio. Vi mostro, il video dura 2 minuti ed è molto più esaustivo nella descrizione di quanto potrei fare io con la mia voce. Credo di dover attivare l'audio. Non so. Funziona? Provo. Prova. Si sente? No. No. Allora, vediamo se riesco velocemente a ripristinare. Dipende dalla mia presentazione. Devo interromperla e riattivarla condividendo il suono. Esatto. Sì. Ok. Allora, faccio la condivisione dello schermo e torno al video. Molto poco, eh. Oh, scusate, vado veloce e arrivo alla parte conclusiva della mia presentazione di questo progetto ambizioso legato al Monte Scorluzzo
di questo progetto ambizioso legato al Monte Scorluzzo non c'è solo un progetto di archeologia della Prima Guerra Mondiale, quindi di recupero di reperti così ben conservati nel ghiaccio, come avete visto, ma anche di studio interdisciplinare, multidisciplinare, che travisando questo titolo così importante di John Maynard Keynes, vuole studiare le conseguenze ecologiche della guerra. Quindi pensate che su questo progetto, questo è un pagliericcio degli assiti che avete visto, da cui, mettendo ad asciugare la paglia, ha rigermogliato un geranio selvatico, con un caso di crioconservazione molto, molto raro in letteratura per il botanico dell'Università di Milano, che ha iniziato a indagare le caratteristiche botaniche di questi pagliericci. Ma gli enti, le istituzioni sono l'Università di Milano, l'Università di Milano Bicocca, l'Università dell'Insubria, il Muse di Trento, la Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige, il Museo Civico di Verona, che con uno studio interdisciplinare interseca botanica, glaciologia, geomorfologia, epidemiologia, chimica, palinologia, ecologia, genetica, e che quindi studia questo sito ricostruendone le caratteristiche ambientali in maniera molto molto ampia e molto molto articolata. Questi sono tecnici della Bicocca che hanno prelevato e conservato a 40 gradi sotto zero i campioni di ghiaccio, ricostruendone una stratigrafia precisa con componenti chimiche e presenze organiche che sono tuttora oggetto di studio e ricerca molto innovative. Vado avanti, veloce, e non so perché si è bloccato, aiuto. Vediamo perché. Spero di sbloccare tutto, perché, ok, sì. No, sì, no, sì, allora. Queste sono gli studi geomorfologici sul paesaggio sconvolto dalle granate. Vedete i crateri, vedete le trincee del versante dello Scorluzzo, con una ripresa da drone ad altissima precisione, e questa è la resa tridimensionale di questi elementi di cambiamento del paesaggio e di questa montagna. Questo è uno studio palinologico fatto dal CNR. Questo è uno studio invece zoologico sulle ossa rinvenute all'interno della baracca. Il progetto ambizioso è quello con pensate, il budget è 3.200.000 euro, quindi stiamo parlando di importantissime risorse in campo, risorse pubbliche, nel recupero di un edificio nel centro storico di Bormio, una torre del 1200 e un annesso edificio seicentesco, all'interno del quale siamo in progettazione esecutiva e con progetto finanziato, andremo a creare un museo innovativo che racconta l'esperienza storica della Prima Guerra Mondiale, riproducendo e inserendo in una teca la baracca dello Scorluzzo che avete visto, e con poi una descrizione anche della parte scientifica correlata a questo progetto. Mi avvio all'ultimo, in ultimo, alla visibilità mediatica che nella primavera estate questo progetto ha avuto, con 46 testate in 18 nazioni in 13 lingue che hanno parlato di questo progetto. E parto dal The Guardian, con un servizio che è stato fatto nel mese di aprile, poi un articolo uscito nel mese di maggio, arrivo alla parte cartacea del The Guardian, al New York Times, 8 maggio 2021, al cartaceo del New York Times a pagina intera su questo progetto, a siti ecco, importanti americani come Archaeology, a interviste che hanno visto in maniera maldestra il sottoscritto su Euronews, a un sito vietnamita che mi ha fatto molto sorridere quando ho visto che la notizia era arrivata anche in Vietnam e che raccontava dello Scorluzzo, a Rai Play con un podcast che è uscito alcune settimane fa, ad un bel servizio fatto dal Corriere della Sera all'inizio del mese di settembre, che coniuga, come vedete, molto spesso l'interesse per il cambiamento climatico e di come questo cambiamento climatico in un contesto ambientale come il Parco dello Stelvio mostra l'esperienza storica della Prima Guerra Mondiale
con il recupero e il ritrovamento di reperti che ogni anno emergono dal ghiacciaio che si scioglie. E da ultimo è un progetto che riguarda anche Riccardo Rao. Stiamo strutturando e progettando, abbiamo con inizio 2022 ed un piano triennale metodologico, l'idea di studiare l'ambiente del Parco Nazionale dello Stelvio dal punto di vista interdisciplinare, dalla preistoria al presente, nelle sue implicazioni e nelle sue interrelazioni tra uomo e territorio. E quindi il pascolo e quindi l'attività agrosilvo-pastorale, l'estrazione di minerale, i transiti transfrontalieri, ma vado avanti, queste sono le bellissime torri di Fraele con dei rilievi con camera multispettrale, digitali, molto dettagliati, fatti proprio dall'Università di Bergamo e con un inizio ecco, di rilievo significativo del territorio. E poi andando verso il Novecento, pensate all'attività idroelettrica, di come questa ha modificato, impattato sul paesaggio e in maniera molto interessante abbiamo l'idea di realizzare uno scavo archeologico di questo xenodocchio e di questa chiesa medievale sommersa, come vedete, dall'acqua nel 1950 dalla costruzione della diga e quindi di ricostruire e di documentare anche archeologicamente questo luogo che oggi è al di sotto del lago. Ho concluso con un riferimento, diciamo, ad un nuovo progetto dei quattro che vi ho evocato, parlando, credo, di un'esperienza molto applicativa che coinvolge, come potete avere capito, decine di persone impegnate sul progetto a livelli diversi e che coinvolge, mi piace dire, anche molti giovani ricercatori e molti giovani laureati che stanno facendo all'interno di un'area protetta, di un parco nazionale, un'esperienza formativa molto innovativa e molto, molto significativa. E io da docente, ma anche da professionista, con un ruolo di consulenza e con la responsabilità di coordinare progetti di questo tipo, mi trovo a dovermi confrontare con il training di chi ha una formazione teorica multidisciplinare in campo ambientale e si sperimenta con esperienze applicative, pratiche, significative. Vi ringrazio. Grazie. E complimenti per tutte queste cose, per il coinvolgimento di tante risorse, anche la capacità di recuperare risorse importanti, che sappiamo quanto a volte ci sia disponibilità, ma poi non c'è competenza nel valorizzare a fondo. Penso sia anche un esempio di impegno sia civile nel senso del sottolineare i temi, anche nel corretto utilizzo delle risorse. C'era una domanda depositata da Roberta Oddi, che è una nostra specialista che ci sente, non so se vuole accendere anche lei. Dice, chiedeva prima... Ecco, c'è Roberta, se vuoi prendere la parola, mi sembra che sia possibile. Prova a attivare l'audio. Ok. No, non ti sentiamo. Allora, leggo io, Roberta, poi eventualmente... Allora, una domanda per la professoressa Iovino. Qual è la sensibilità culturale che lei riscontra degli Atenei degli States, in cui ancora forse sussiste una società improntata al consumismo, al consumo di suolo, in una visione antropocentrica rispetto a concetti quell'antropocene che sottintende un acuirsi della sensibilità rispetto all'ambiente, al contesto e alle questioni ecologiche? Grazie Roberta della domanda. In realtà la risposta va un po' in due direzioni, perché da un punto di vista della sensibilità culturale di antropocene si parla, ci sono ovviamente dei dibattiti, ci sono dei corsi. In realtà nel mio dipartimento, che è un dipartimento di studi romanzi, ci sono diversi colleghi che si occupano di queste proprio del tema antropocene, in connessione per esempio con studi postcoloniali o con addirittura studi di francesistica, anche lì, anche in prospettiva postcoloniale, di antropocene. E addirittura c'è un seminario
Noi abbiamo appunto dei seminari interdipartimentali che si chiamano Carolina Seminars, dedicato proprio all'antropocene, che facciamo con geografi, filosofi, eccetera. Allo stesso tempo io posso dire che l'impressione sulla sensibilità materiale legata a queste cose è abbastanza limitata. Nell'università sì, ci sono dei punti di... Se poi vogliamo proprio riferirci alle pratiche, perché immagino dalla tua domanda, immagino che ti riferissi anche alle pratiche, alle buone pratiche, no? Ecologiche o comunque di sostenibilità. Si sta facendo qualcosa per implementare anche la raccolta differenziata all'interno dell'Ateneo e così via, però io dico che vedo tantissima plastica, tantissimi rifiuti, tantissimo spreco alimentare. Questo è purtroppo una cosa a cui non posso essere insensibile. Accanto ovviamente a questo ci sono gruppi di studenti un po' più sensibili, ci sono delle realtà locali anche di consumo su base sostenibile, organic farmers, chilometri zero e così via. Ci sono cooperative anche di produttori che vendono i loro prodotti ai mercati locali, però io posso dire che quello che vedevo 10 anni fa in Italia qui è ancora un obiettivo, insomma, anche a livello di riciclo, a livello proprio di sensibilità. Purtroppo con il Covid le cose non sono affatto migliorate, perché si vedono tantissimi rifiuti proprio di materiali usa e getta, dalle stoviglie a ovviamente alle onnipresenti mascherine. Poi se vogliamo parlare di consumo di suolo, qui il suolo è talmente sterminato che di fatto ovviamente quasi non si ha la percezione che lo si stia consumando, però allo stesso tempo posso dire che i materiali costruttivi, e qui questa è una riflessione che lancio anche agli storici dell'architettura, agli architetti, ai pianificatori, qui i materiali costruttivi sono forse più sostenibili alla lunga. Per esempio si utilizza molto il legname, in combinazione ibrida con altre sostanze, ovviamente con altri materiali, però devo dire che da un punto di vista forse del consumo di suolo qui e me, almeno parlo per la North Carolina, non parlo di città, di metropoli come New York, Boston o San Francisco, però appunto o Los Angeles, diciamo che la dimensione della città medio-piccola negli Stati Uniti è ancora forse un po' più sostenibile rispetto come materiali costruttivi rispetto al consumo di suolo delle cementificazioni selvagge che si vedono altrove. Comunque la mia impressione è che sia il problema dei rifiuti qui sia veramente drammatico. E del consumismo, anche se vendono le cannucce di metallo o di carta, tanto per dire, ma qui si fa un uso indiscriminato delle cannucce, cosa che in Italia non è presente, per esempio. Grazie della domanda. Grazie, perfetto. Grazie, molto chiaro. Leggiamo finalmente anche in chat. Questo. Dunque, io mi avvio alla conclusione, anche perché siamo perfettamente in tempo. Abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo, quindi siamo perfettamente in tempo. Però magari invece di fare un intervento molto articolato, cosa che mi salva da fare un intervento molto articolato, prendo alcuni spunti da quello che avete detto, sia online che insomma in questa doppia vita che viviamo ormai tra virtuale e reale. Il primo naturalmente è uno dei motivi di fondo per cui abbiamo anche organizzato questo incontro, e cioè di provare a ragionare sulla didattica, comunque sulle forme in cui, sulla formazione rispetto ai temi dell'ambiente, e naturalmente la prospettiva dell'environmental humanities o dell'aggiungere environmental rispetto a qualsiasi tema della formazione è un tema che evidentemente è caro a tutti noi, che però, come vedevamo, ci impone una serie di cambiamenti faticosi di prospettiva dal punto di vista della formazione e della ricerca, cioè di come formiamo e anche con quali strumenti, con anche l'apparente soluzione italiana
trovare di fare un'interclasse per risolvere il problema dei settori disciplinari, però effettivamente c'è questo problema del cambiamento di prospettiva e dei metodi poi anche della didattica e della ricerca, che si porta dietro un approccio attento alle tematiche ambientali. Oltre a questo aspetto, che poi ad esempio noi come Dipartimento abbiamo cercato di declinare non creando degli interclasse, ma complicandoci la vita con più corsi di laurea, che però dialogano tra di loro, perché poi la sfida è sempre quella, al di là della forma che assume, cioè di far dialogare competenze diverse, di permettere quantomeno di mostrare che ci sono competenze diverse che hanno degli obiettivi formativi, scientifici comuni, che siano scienze dure o scienze boh, il contrario sarebbe molli, non so, insomma, le altre scienze che non sono le scienze dure, humanities e social sciences. Devo dire che anche un aspetto molto difficile è quello di riuscire a superare il problema della verniciare di verde quanto accade, cioè dell'usare in maniera scontata, forse non tanto, non voglio dire che sia un atteggiamento fatto, un cercare di fare apposta, di dare una verniciatura verde, la green, di mettere un green davanti a qualcosa per poterlo vendere meglio, come spesso accade, però è abbastanza difficile riuscire proprio a non dare per scontato il ruolo dell'ambiente in questa specie di rivoluzione, che possiamo tranquillamente dirlo copernicana, del nostro modo di vedere alle discipline e all'ambiente stesso, perché il vero tema, voi l'avete più o meno richiamato, quando parliamo di post-human, di more than human, di antropocentrico, post-antropocentrico, mettiamo veramente in discussione i fondamenti del come abbiamo inteso fare scienza o raccontare scienza o formare in maniera scientifica fino ad adesso. C'è una frase che mi sono segnato sempre dalla voce Treccani, di Serenella Iovino, che è l'umanesimo non antropocentrico, giusto? Cito, che effettivamente è un po' questa, è una sfida molto grande in un contesto nel quale, come anche lì si metteva in evidenza, il non anglosassone, in cui non c'è la tendenza tanto a ragionare per temi e compartimenti chiaramente riconoscibili di revisione del pensiero scientifico, di ridiscussione, di rimessa in discussione del pensiero scientifico, le queer theories, le African-American studies, i post-colonial studies, eccetera, eccetera. Qui in realtà si mette in discussione tutto insieme senza avere un'abitudine, una consuetudine a quel tipo di approccio, che in qualche maniera però permette anche poi di ragionare in termini intersezionali. Sì, perché riconosco chiaramente le sezioni, quando non è così diventa un po' più complicato. Quindi direi che ci sono tantissime sfide dal punto di vista della didattica e della formazione. Molto interessante vedere che da punti di vista diversi, o meglio da punti di partenza diversi, poi ragioniamo con gli stessi problemi e probabilmente vorremmo arrivare ad avere delle soluzioni condivise, quindi sono molto, molto contento dell'ipotesi di un centro interuniversitario di discussione su questi temi che ha lanciato Federica Giardini, spero includendoci in questa e quindi assolutamente sì, riprendiamo questa discussione che non può che essere limitata oggi, e poi facciamo così, proprio perché non voglio abusare troppo della pazienza di chi è ancora online, che ha resistito, e anche di chi è davanti a noi, soltanto alcune sollecitazioni che rimandano ad alcune storie che poi approfondirà chi vuole, se non lo ha già fatto naturalmente, perché tutte le cose che mi avete raccontato mi hanno fatto venire in mente innanzitutto una testimonianza che si è sviluppata in tempi molto diversi e in modi diversi di Chimamanda Ngozi Adichie, che è una autrice, una narratrice nigeriana che scrive fiction, scrive storie, insomma, ma nelle sue storie l'ambiente, la complessità del racconto di storie diverse, di come raccontarle, vengono sempre fuori molto interessanti, e quindi mi avete fatto venire in mente questa scrittrice nigeriana, che casualmente era a Torino al Salone del Libro ieri, ma questo è un caso. Un'altra cosa che mi è venuta in mente, e di nuovo è sempre interessante, è mi rendo conto di aver lasciato in primo piano
Serenella, ma che non è rimasta, dov'è? Non volevo togliere la sua, ma non importa, mi metto anch'io. Ci sono. Ok, no, no, ti avevamo lasciato come sentiamo. Un'altra cosa che un altro spunto che mi piace, che mi avete fatto venire in mente nel raccontare questa complessità del rapporto nel tempo e anche attuale tra ambiente e scienza, sostanzialmente approccio scientifico, è la storia del fiume neozelandese, a cui è stata data entità legale giuridica come soggetto. Il fiume ho cercato, io quando ero al cellulare perché cercavo i riferimenti corretti, Whanganui, che nel 2017 è diventato un soggetto giuridico, un fiume, alla stessa stregua di una persona, e che ha dei rappresentanti umani che rappresentano in seno al consesso umano i suoi diritti. Estremamente interessante questa storia. Poi c'è di più di quello che adesso dico. Un'altra cosa, altri due suggerimenti sempre che mi avete fatto venire in mente, sono gli ultimi due, poi vado con i saluti. Il libro di Carl Safin, Al di là delle parole, bellissimo libro sul linguaggio e sul mondo degli animali e sul rapporto tra il mondo degli animali e il mondo degli esseri umani, bellissimo volume. E poi un'esperienza fatta, questo mi ha fatto venire in mente Stefano Morosini con le sue ricerche, da alcuni studenti, anche non solo del Politecnico di Torino, qualche anno fa sul confine italo-austriaco, dove hanno misurato per un po' di stagioni il confine che passa sul ghiacciaio, e hanno misurato la variazione di questo confine al variare del ghiacciaio. Il progetto si chiama Italian Limes, è stato poi presentato alla Biennale di Venezia, Karlsruhe, eccetera, eccetera, ma è ancora visibile online, ed era di nuovo un progetto molto interessante dove si mescolava la storia, la tecnologia, l'ambiente e il rapporto con gli esseri umani e con le loro convenzioni, come quella di un confine tra due stati. Lascio stare altri appunti che ho preso e direi che magari possiamo invitare Andrea al inquadrare tutti noi. Allora, ringrazio davvero tanto gli ospiti che hanno parlato, perché sono stati, credo, lo posso dire a noi tutti, degli interventi molto molto interessanti, che era un po' quello che volevamo avere come risultato, di riflettere sul tema dell'environmental humanities e del rapporto con la formazione e la ricerca. Credo che sia un punto di partenza, spero che sia un punto di partenza questo del confronto tra di noi, e quindi bellissima l'immagine del gatto che ci sta dicendo la presenza animale, infatti l'altra presenza animale, perché anche noi esseri umani e quindi appunto che sia un punto di partenza è una possibilità per noi di confrontarci su più livelli, anche a livello poi proprio della formazione, quindi dei corsi di laurea, dei programmi, di che cosa si insegna, di come lo si insegna, di come si fa anche ricerca su questi temi e come questa ricerca e questo insegnamento poi si trasforma naturalmente in professione e quindi in possibilità di portare al di fuori dell'accademia, se la consideriamo in un certo senso chiusa, questo cambiamento nei confronti delle prospettive ambientali e ambientalistiche. Grazie quindi a tutti voi, forse possiamo chiudere con un ultimo applauso mezzo reale, mezzo virtuale. E buon pomeriggio. Grazie. Grazie a voi. Grazie, è stato veramente molto fruttuoso. Grazie, grazie. Ciao. Arrivederci. Sì, sì.